Eccoci qui, un saluto, ben ritrovati, buon pomeriggio, buona serata o buongiorno se vedrete questo video domani mattina. Un saluto da Milanello, come state ragazzi? Spero tutto bene, ovviamente. Vi ricordo come sempre di iscrivervi, ragazzi, fatelo qui, attivate la campanella per non perdere nulla sul mondo del Milan, mi raccomando, e lasciate un bel like, ve lo chiedo, non vi costa nulla, ci conto, mi raccomando. Siete sempre più numerosi, siamo ormai a poche decine dai 46 Milan iscritti. Nell'ultimo periodo abbiamo un po' rallentato, forse in parallelo con la squadra, ma adesso che insomma continuano ad arrivare risultati ottimi, spero ci sia un'ulteriore crescita anche qui sul nostro canale. Al termine di questo video, se non l'avete ancora visto, andate a vedere il mio video denuncia in cui chiedo di alzare un po' la voce, lo chiedo alla società di fronte a quello che ieri obiettivamente è stato un torto clamoroso che il Milan ha subito con quel gol annullato a Kessié, davvero che grida ancora vendetta, al quale continuo a pensare e spero poi che non sia decisivo ai fini del passaggio del turno che sarà, ricordiamo, giovedì alle ore 21. Prima però la gara con il Napoli, ci arriviamo con alcune buone notizie, perché abbiamo recuperato qualche giocatore, altri sono vicini al rientro, altri magari non con un rientro così immediato. Ma prima di darvi le notizie, voglio dire che nel frattempo abbiamo una squadra vera, abbiamo ritrovato una squadra vera con la S maiuscola, della quale bisogna essere orgogliosi, una squadra che in ogni caso, anche con qualche assenza a livello di titolari, con le riserve può fare molto bene. L'ha fatto con il Verona e lo ha fatto anche contro il Manchester United. Vi ricordo dunque di stare sereni, in ogni caso, e di non pensare negativo. Le novità sono che abbiamo recuperato Theo Hernandez, Theo che oggi ha lavorato in gruppo. Vi dicevo, secondo me sì, c'è stato questo problema di gastroenterite, Dalot ha giocato e non ha fatto sfigurato. Con Theo Hernandez quindi sulla sinistra si riprenderà la sua fascia. Calabria ha un principio di pubalgia, deve convivere con dei problemi alla zona del pube. Se però non è nulla di serio, come sembra, gioca domenica sera. Se non lo si vuole rischiare, a quel punto gioca Dalot piuttosto che Kalulu, con Dalot che comunque nelle ultime partite è apparso in netta crescita, oltre al gol col Verona, anche ieri ha fatto un'ottima partita. In questo caso tornerebbe però sulla fascia destra, o lui o Kalulu. L'altra ottima notizia è il recupero di Çalhanoğlu, che ha lavorato in gruppo e quindi è abile a ruolabile. Però, ragionando insieme a voi a voce alta come ci piace fare, Çalhanoğlu, è fermo dall'intervallo della gara con la Roma. Sono passate un paio di settimane. Probabilmente non è ancora al 100%, la reduce anche dal problema positività al tampone, lo ricordiamo. E quindi ipotizzo che Çalhanoğlu potrebbe anche non partire dall'inizio. Se però, il suo recupero è stato, tra virgolette, dosato, si è andata con prudenza e ora è quasi al 100%, può giocare lui dall'inizio con Krunic e Salemakers, altrimenti se non ce la fa dall'inizio può entrare nel secondo tempo puntando poi alla gara da titolare giovedì in Europa League. Allora a quel punto mi aspetto che dietro Leao giochi ancora sulla destra Salemakers, al centro Brahim Diaz, che a me non è affatto dispiaciuto, e sulla sinistra appunto Krunic, che sta dando finalmente un apporto importante, scusate il gioco di parole. Lui inizialmente, quando non veniva impiegato, era caduto un po' nello sconforto. Poi piano piano è tornato a lavorare con grande professionalità, si è rimboccato le maniche, ha ritrovato fiducia e si vede per quello che sta garantendo comunque in campo. Per il resto, ancora prove di formazione vere e proprie non sono state fatte, se non delle ipotesi, con Kessié, che è intoccabile, giocatore straordinario, si fa fatica forse in questo momento a lasciare fuori Meite, che sta facendo davvero molto bene. Dall'altra parte però Tonali è recuperato, ieri ha fatto una parte nel finale. La logica dice che dovrebbe giocare Tonali con Kessié. Però un ballottaggio io sinceramente lo lascio ancora aperto, proprio perché Meite sta facendo bene. Vero è che poi si giocherà giovedì, gara che forse si presta un po' più alla
fisicità di Meite, quindi potrebbe essere Tonali domenica, Meite giovedì. Questa è una mia sensazione. Per quanto riguarda Rebic, non ha lavorato ancora in gruppo e quindi, essendo domani giornata di vigilia di rifinitura, è molto probabile che alla fine lui punti alla gara di giovedì in Europa League per questa infiammazione all'anca che continua a dargli un po' di fastidio, ma non è nulla di serio. Per quanto riguarda Mario Mandzukic, a questo punto l'idea di provare a portarlo in panchina contro il Manchester United, buttarlo magari nella mischia in minuti finali se serve, ma con l'United dovrebbe giocare ancora Leao. Per quanto riguarda Romagnoli, oggi non ha lavorato in gruppo, quindi se recupera da questo pestone va in panchina, ma domenica con ogni probabilità contro Osimhen, a maggior ragione deve giocare Tomori e con lui Kjær, che ieri ha deciso la partita. Siamo contentissimi per il principe azzurro che meritava finalmente il gol. Manca l'appello Zlatan Ibrahimovic rispetto a questa carrellata di problemi che vi ho elencato. Ecco, per Zlatan l'idea è che lunedì farà un nuovo consulto. Se avrà esito positivo, se il responso sarà positivo e quindi lui avrà lasciato alle spalle il problema, si proverà a portarselo in panchina con lo United. Lui sta facendo di tutto per essere in panchina contro la sua ex squadra giovedì prossimo e entrare all'occorrenza. Dopodiché c'è la Fiorentina prima della sosta e quindi oscilla un po' tra queste due partite, se tutto va bene lunedì, altrimenti tornerà dopo la sosta, che sembra essere diventato un po' anche l'orizzonte temporale di Bennacer, che comunque non ha problemi. Però lui ha avuto un loop un po' psicologico, di paura, è ancora giovane, non conosce bene il suo corpo, si è fermato, ha avuto un paio di ricadute, l'ultima non è stata una ricaduta, aveva paura ancora di rifarsi male e quindi ha la soglia dell'asticella della paura un po' troppo alta in questo momento. Piano piano si prova ad abbassarla, massima prudenza perché lui tecnicamente avrebbe potuto già vedere il suo rientro in campo nelle scorse partite, vediamo se magari saggia una convocazione tra giovedì prossimo e domenica oppure torna a tutti gli effetti dopo la sosta. Magari fargli fare qualche minuto senza prendersi rischi con la Fiorentina potrebbe essere a livello psicologico una cosa buona. Detto questo, ragazzi, ora vi rimando al video di questo mezzogiorno in cui denuncio il fatto grave. Vi invito a condividerlo sui vostri social, in tanti avete accolto l'appello, bisogna alzare la voce, non lasciare nulla al caso, non lasciare che si subisca un torto del genere contro il regolamento e si stia zitti. Mi sarei aspettato una presa di posizione da parte della società, non è arrivata, cerchiamo di farlo noi. Vi dico anche che mi potete seguire su Instagram all'account Andrea Longoni QSUS. Ma le domande non fatemele lì, fatemele qui su Milanello, c'è un post dedicato nella community, Milanello risponde per farmi le domande, io risponderò in un video che magari appunto uscirà, perché no, domenica. Domani mattina un video con Carlo Pogliani, con la sua tattica, lavagna tattica sempre da non perdere, sempre molto apprezzata. Lasciate un like qui sotto, mi raccomando, e iscrivetevi qui. Gioiamo comunque per il recupero di Theo Hernandez e di Calhanoglu. Bene, bene, bene così, settimana positiva. Ciao!